Belchior e la stella del re. Il mio nome è Belchior, ma tutti mi chiamano il dotto, perché so leggere, scrivere, so fare conti complessi, conosco la musica e comprendo i misteri del cielo. Un privilegio riservato a pochissime persone. Dotto era mio padre, dotto era mio nonno e così indietro, per molte generazioni. Vi racconto il faticoso viaggio che ho affrontato liberamente per raggiungere un piccolo paese della Palestina. Volevo incontrare a tutti i costi un bambino. Il problema era che non conoscevo il suo nome, il suo indirizzo, chi fossero i suoi genitori e per giunta non sapevo se fosse già nato o se dovesse nascere. Immagino che cosa stiate pensando. Che sono pazzo. Sono completamente d'accordo con voi. Però la certezza che sarebbe diventato un re potente e rispettato è stata più forte. Chi o cosa me l'aveva garantito? La sua luce, la sua stella. Molti secoli fa, i miei antenati abitavano in Palestina, in una città chiamata Gerusalemme. Vivevano in pace, lavoravano i campi ed erano tra i pochi ad adorare un solo Dio. Un giorno, tutti gli abitanti si trovarono imprigionati all'interno della città. L'esercito di Nabucodonosor, lo spietato re di Babilonia, l'aveva cinta d'assedio. La resistenza di Gerusalemme fu eroica, durò 2 anni, ma alla fine gli abitanti dovettero cedere. La città venne presa, distrutta e il tempio raso al suolo. I pochi superstiti vennero catturati, costretti ad affrontare un viaggio crudele attraverso il deserto e alla fine furono deportati come schiavi nella bellissima città di Babilonia, dove io, secoli dopo, sono nato. Dopo 70 anni di esilio e di schiavitù, arrivò la liberazione. Tanti tornarono in Palestina per ricostruire la città ed il tempio. I restanti, come i miei avi, si fermarono nella grande città di Babilonia. In questa città raggiunsero posizioni e incarichi di prestigio, senza essere stati costretti a rinunciare alle tradizioni, alla religione, alla lingua, ma soprattutto senza dimenticare la promessa che anticamente venne fatta al mio popolo, l'arrivo di un liberatore che avrebbe riscattato il nostro doloroso passato. Una stella sorgerà da Giacobbe e uno scettro si innalzerà da Israele. L'indizio era una luce che sarebbe apparsa nel cielo. Così nel mio popolo nacque il desiderio di scoprire quando questo sogno sarebbe stato visibile. Io venni contagiato da questa celeste fissazione. Frequentai la migliore scuola di astronomia e diventai astronomo di corte. Ogni notte sul terrazzo della scuola scrutavo la volta celeste per scoprire il segno. Speravo nell'apparizione di una cometa. Confidavo in un'eccezionale pioggia di luci. Attendevo la nascita di una nuova stella, qualcosa, insomma, che mi suggerisse dove e quando cercare il guerriero. Il mio lavoro consisteva nella registrazione degli avvenimenti e nella preparazione dei calendari. Io registravo su tavolette ogni variazione del cielo e ogni evento della vita di Babilonia. Conservavo queste preziose tavolette in sterminati archivi. Un lavoro duro. Ma è così che è stata scritta la storia. Fortunatamente chi lavora duro, prima o poi
viene premiato. Infatti, scoprì che le luci di Giove e Saturno si sarebbero unite nella costellazione dei Pesci. Fin qui nulla di strano. La cosa insolita era che quell'evento si sarebbe ripetuto per ben 3 volte quell'anno. Giove è simbolo di regalità. Saturno è protettore del popolo di Israele. E la costellazione dei Pesci rappresenta il punto di cambiamento, simboleggia un nuovo ciclo, una nuova vita. Ma è chiaro, in Israele sarebbe nato un re che avrebbe cambiato la vita del suo popolo. Non mancai di scrivere tutto questo su alcune tavolette che conservai con tanta cura e gelosia nella biblioteca della mia scuola di astronomia. Ora si trattava solo di aspettare e verificare che i miei calcoli fossero giusti. Ogni tanto riguardavo la mia tavoletta perché l'evento tardava a rivelarsi. Rifacevo tutti i calcoli, ma i calcoli erano esatti. Abbi solo pazienza, sembrava ripetere in continuazione la tavoletta. Ed una mattina ad oriente, poco prima del sorgere del sole, in un cielo sereno e ancora pieno di stelle, ecco apparire, poco sopra l'orizzonte, Giove e Saturno. Vi lascio immaginare l'emozione. Il segno si era rivelato. Convocai gli amici ai quali avevo confidato la mia scoperta. Ho visto il segno. Io parto. Torno nel paese dei nostri antenati. L'uomo che il nostro popolo attende da 6 secoli sta nascendo e sento che sia mio dovere onorarlo. Porterò doni degni della sua persona, oro e mirra perché è un re, incenso perché solo chi ha origini divine è annunciato da un evento celeste. Mi guardarono perplessi. Dopo un lunghissimo silenzio, Battesalsa mi disse: «Veniamo anche io e Gaspar. Non puoi affrontare da solo un viaggio così pericoloso. Porteremo anche i nostri servitori, che ci proteggeranno da malintenzionati. Se partiamo poco dopo il solstizio estivo, dovremmo arrivare in Palestina prima della festa del perdono. E sappiamo quanto è importante per il nostro popolo». Preparammo la carovana, cammelli, pelli per coprirci e per coprire le tende, viveri e partimmo 2 settimane dopo il solstizio. Per una decina di giorni risalimmo il corso del fiume Eufrate e poi all'inizio delle montagne dell'Anatolia affrontammo il deserto siriano. Montagne e deserto. Deserto e montagne. Attraversare il deserto nella stagione più calda? Sì, follia. Una notte, alla fine di una giornata trascorsa a difenderci dalla furia di una tempesta di sabbia, ci coricammo stremati. Io non riuscivo a prendere sonno. Nel dormiveglia sentii il rumore di cammelli al trotto. Non ebbi dubbi, erano beduini. Svegliai gli amici. Non avemmo il tempo per armarci. Fummo depredati. Il nostro accampamento venne distrutto. Alcuni nostri uomini furono straziati a colpi di scimitarra. Ci lasciarono solo un paio di otri d'acqua, qualche misura di grano e i doni per il nostro re. Tornare indietro era impossibile. L'oasi era troppo distante e l'acqua non sarebbe bastata. Potevamo solo proseguire e sperare. Percorrendo una pista seminascosta dalla sabbia, impiegammo 3 giorni per raggiungere il pozzo. Fu la nostra salvezza. All'oasi incontrammo dei mercanti che ci rassicurarono. «Ancora 15 giorni di marcia
e sarete sotto le mura di Gerusalemme. In realtà impiegammo 3 settimane, ma questo ora non ha importanza. Quando entrammo in città, ricevemmo un'impressione positiva. Una città ben organizzata e ben governata. Palestre, scuole, palazzi nuovi, strade lastricate da poco. Le piazze erano pulite e ordinate. Alloggiammo in un albergo e il giorno dopo incominciammo a chiedere informazioni. Nessuno ci seppe aiutare. Non sappiamo di principi che debbano nascere, ma se cercate il figlio del re, chiedetelo ad Erode. Il suo palazzo è sulla cima della rocca. Il re ci accolse con gratitudine, ma solo dopo alcuni giorni. Mio sire, abbiamo visto all'alba il segno che ci ha annunciato la nascita di tuo figlio. Abbiamo attraversato il deserto per rendergli onore. Permettici di vederlo e celebrarlo. Per noi rappresenta la libertà e la speranza. Vi state sbagliando. Non ho altri figli che Archelao. È seduto qui al mio fianco ed è tutt'altro che un infante. Non è qui che dovete cercare. E ci fece scortare fino all'uscita. Erode convocò con urgenza tutti i sacerdoti e tutti i comandanti delle sue guarnigioni. Le scritture avevano ragione. Non sarà tolto lo scettro di Giuda né il bastone di comando finché non verrà colui al quale esso appartiene. Avevano ragione. Solo ai membri della tribù di Giuda è concesso governare Israele. E voi, sacerdoti, avete sempre ripetuto che non correvo alcun pericolo. Ma io non permetterò a nessuno di togliermi il potere. Trovate quel bambino prima che lo facciano gli stranieri. E rivolto ai generali, fate ciò che è necessario. Ogni altra parola è superflua. Tornammo amareggiati e scoraggiati nel nostro albergo. Ricontrollai i calcoli. Erano giusti. E allora perché tutte quelle difficoltà? Quella sera faceva molto caldo. Andai sul terrazzo per una boccata d'aria. E la luce era lì, di fronte a me, in direzione sud, che vibrava come se chiamasse, come se invitasse a riprendere la ricerca. Ci rimettemmo in marcia. A pochi chilometri di distanza, in una stalla, la parte più calda della casa, vedemmo il neonato. Non è possibile. Questo bimbo, che dorme in una mangiatoia, riparato da una puzzolente pelle di capra, non può essere un re. Ho fallito, ho viaggiato 2 mesi, inutilmente, per incontrare alla fine un normale neonato. Quanto sono stato stolto. Lasciammo desolati quel ricovero, ma la luce della stella illuminò il volto del bimbo. Rientrammo, ci inginocchiammo e lo adorammo.